Donazioni e solidarietà. Alla consulta civica di Siracusa arriva un carico di patate da donare alle famiglie del territorio. La società civile, i cittadini, imprenditori e anche piccole attività commerciali del siracusano oggi considerano la consulta civica un punto di riferimento per donazioni e beneficiare di conseguenza le famiglie più bisognose. Adesso alla consulta arrivano spontaneamente da un imprenditore siracusano circa 600 kg di patate locali, così si attiva ancora una volta la macchina della solidarietà con i volontari dell'Associazione Arché e della Croce Rossa Italiana che hanno provveduto alla divisione in buste e in seguito alla distribuzione alle famiglie indigenti. Arriva un carico di patate, la consulta civica si attiva, in che modo? Che è successo questo pomeriggio? Questa volta non è stata una richiesta nostra, un gesto spontaneo da parte di un imprenditore che vuole rimanere anonimo e che comunque ringrazio. E ad un certo punto sono stato raggiunto da questa telefonata, ci siamo incontrati, mi sono trovato questo enorme camion strapieno di patate che ha donato alla consulta civica, perché in questi giorni c'è stata la raccolta e quindi una buona parte hanno pensato di donarla. Ecco, voglio dire, questo è anche un po' il risultato di tutto quello che sta accadendo quest'anno, un po', diciamo, la sintesi che si ritrova appunto nel sentimento sociale e che si vuole esprimere in maniera così spontanea. Questo è anche, diciamo, un riconoscimento molto importante da parte della società civile, che voglio sempre ricordare è composta dagli imprenditori e dalle associazioni. Infatti ringrazio anche la Croce Rossa nella persona di Francesco Messina, che ha subito attivato la macchina della solidarietà attraverso i propri volontari e che qui oggi stanno dando sostegno al recupero, appunto stanno facendo il recupero di questo carico di patate che successivamente saranno destinate alle famiglie bisognose della città.